su un libro che ho letto da poco, che parla in modo sarcastico della proverbiale parsimonia dei genovesi, ho letto questa frase: i bambini costano e non è affatto dimostrato che siano un buon investimento. Negli anni sono arrivata alla conclusione che l'amministrazione comunale di Genova la pensi proprio così, ed in maniera per nulla sarcastica. Nell'articolo 31 della Convenzione sui diritti dell'infanzia leggiamo questo: diritto al riposo, al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad attività ricreative, ove per attività ricreative intendiamo anche lo sport, quale elemento fondamentale per il sano sviluppo del fanciullo. I maggiori impianti sportivi di proprietà del Comune di Genova, tanto per intenderci dal Ferraris al Carlini, sono dati in affido alla società Sporting Genova, partecipata dal Comune. Gli altri 57 impianti, cosiddetti minori, sono dati in affitto a società sportive tramite una gara d'appalto pubblica. Alla fine del 2010, i gestori degli impianti sportivi hanno ricevuto una circolare che più o meno diceva così: volete continuare a svolgere la vostra attività sportiva? Bene, presentateci un progetto dettagliato per il totale rinnovo e messa a norma degli impianti. In cambio, il Comune prenderà in considerazione la vostra richiesta di rinnovo del contratto. Ciò che non era scritto, ma era facilmente intuibile, era: più spendete, più prenderemo in considerazione il fatto di prorogarvi il contratto per più anni. Inutile dire che le reazioni sono state le più disparate, tipo: ma no, stanno scherzando, figuriamoci. Oppure: ma non abbiamo neanche i soldi per dare il bianco, figurarci mettere a norma un impianto. Oppure gli spiriti più puri hanno pensato di leggere tra le righe un discorso del tipo: noi, società sportive, ci indebitiamo fino al collo per fare quei lavori che il comune dovrebbe fare, ma di certo il comune non pretenderà anche l'affitto, magari per un sacco di anni. Ebbene, nulla di tutto questo. Perché se voi guardate sul sito del comune di Genova, alla voce impianti sportivi, leggerete una frase lapidaria, e cioè: il comune monitora, badate bene, non opera, monitora, per creare le condizioni per il buon andamento delle strutture. Provvede anche all'aggiornamento annuale delle tariffe. Forse all'assessorato allo sport hanno una confusione in testa di fondo. In questi impianti sportivi non operano palestre, vero business del momento, operano società sportive di volley, di scherma, di tennis, di atletica leggera, di tutti quegli sport minori che sì prendono medaglia alle Olimpiadi, ma che parimenti lottano fino a fine anno per chiudere in pari i loro bilanci. Ebbene, il risultato ottenuto, previsto, sarà che circa il 50% di queste società chiuderà i battenti entro fine anno, salvo proroghe, e di conseguenza i ragazzi che le frequentano non avranno un'alternativa per praticare sport sul territorio. Siccome al comune vanno avanti con un motto del tipo poche idee ma soprattutto confuse, troviamo scritto sul programma per il 2011, intitolato in maniera altisonante, i 10 punti strategici per il 2011, con precisione al punto 8: Genova, città dello sport, consolidamento dei livelli raggiunti e rilancio degli impianti sportivi. Ciò che non è scritto è che ciò che è stato e che sarà in fatto di sport a Genova è da ritenersi a costo zero per il comune. I soldi ci sono, pochi, ma ci sono, ma sono spesi male. Basterebbe reinvestire in sport i fondi arrivati dagli affitti degli impianti sportivi. Oppure evitare pasticci come quello del parking dell'Acquasola, che costerà alla città tra i 2 e i 20 milioni di euro e, se siamo fortunati, lo scempio di un parco storico archeologico. Oppure si potrebbe tagliare qualcosina sui dirigenti del comune, magari proprio partendo dall'assessorato allo sport, che noi, addetti ai lavori,
non abbiamo ancora capito cosa faccia. O ancora, ridurre a uno i due uffici stampa del comune con i relativi staff, perché nessuno ne sente il bisogno. Insomma, qualsiasi cosa, anche piccola, sarebbe meglio del nulla attuale. Dunque, i bambini costano. E non è affatto dimostrato che siano un buon investimento. Ma il vero problema è che i bambini crescono. E se crescono inattivi, se siamo fortunati, saranno i sovrappeso e gli ipertesi di domani. E questo è dimostrato che non è un buon investimento.